Si vede? Sì, perfetto. Bene, ragazzi, quindi oggi è sabato e quindi un nuovo vlog con una telecamera che è veramente messa male. Ok, ragazzi, è tornata, guardate la porta storta, guardate, cioè, senza la porta storta non è un vlog, porca puttana. Ed eccola, io dritto alla porta storta. Nuovo vlog, quindi nuova settimana passata, ragazzi, questa sera ce l'ho moscio, ce l'ho veramente floscio. E sto parlando del capello. Guardalo, guardalo, guardalo. Se io anche lo porto su, lui cava, vai su. Vai su! Oh! Tanto tra poco mi si riaffloscia, eh! Stasera ce l'ho floscio! Oh! Prima cosa, ragazzi, volevo, prima di dire qualunque cosa, dire questa cosa. Abbiamo sfondato le 23 milioni di visualizzazioni totali. Porca merda! Grazie! E qui è tornato! Guardalo, è tornato! Guardalo! L'odio! Porca merda! Vai via! Lo scorso vlog, ragazzi, quello dove ho annunciato che ho una nuova ragazza, ha fatto abbastanza scalpore, ragazzi, ma sono veramente contento di alcuni di voi che mi hanno scritto che mi vedevano più felice, che mi hanno scritto che mi vedevano più sereno e che mi hanno augurato tanta, tanta, tanta gioia con questa persona. Molti di voi sono state davvero delle persone squisite, mi avete scritto queste cose stupende, vi volevo ringraziare di cuore perché comunque le vostre parole sono state davvero, davvero belle e toccanti, quindi grazie di cuore. Fra l'altro quel vlog è arrivato a 937 mi piace, quindi cioè, per avere così tanti like devo tipo cambiare una ragazza vlog, che what the fuck. No, tranquilla, Miki, era una battuta, non mi odiare. E guarda, mi arrivano i vocali mentre sto facendo il vlog. Complimenti, grazie, cioè. Ora ti sputtano davanti a tutti. Però allora analizzando la cosa, vediamo. Se facciamo anche a 20 ci mettiamo sicuramente di più, perché essendo un posto più grande, eccetera, eccetera, ci mettiamo sicuramente. Ecco, così sei anche comparso in un mio vlog a tua insaputa. Anche se, vabbè, poi vedrai questo vlog, quindi, tipo, ok. Comunque, molti hanno detto, Dido, faccela vedere in video, faccela vedere in vlog, fate un vlog insieme. Ragazzi, tempo al tempo, davvero, tutto si fa con calma, senza fretta, senza forzare niente e quant'altro. Nel caso, comunque, Instagram esiste. E su Instagram sto, e Instagram lo sto riempiendo di foto, anche dei mini video con lei, quindi io c'ho Instagram, il link è sempre in descrizione, quindi nel caso c'è sempre Instagram, state tranquilli. Però per quanto riguarda YouTube e i video veri e propri, invece, tempo al tempo, ragazzi, magari potrebbe arrivare una Whisper Challenge. Ma tempo al tempo. Tornando al canale, quindi, ragazzi, il solito recap settimanale. Allora, questa settimana dal vlog scorso sono stati caricati una valanga di video, perché, ragazzi, sono riuscito 2 o 3 giorni a tenere la soglia di 3 video al giorno. Ed è stato qualcosa che mi ha abbastanza prosciugato la vita, perché comunque sono stato a montare parecchio, ma mi ha divertito davvero tanto, perché comunque vedere tanti video che uscivano, tanta gente che era tipo, oh mio Dio, 3! Rutto, soffocato, ma solo per voi. Guardalo, è tornato il ciuffo. Io ce lo lascio, fanculo. E perché non c'ho voglia di stare lì a combo. Guardalo, non, vedete? Non, ecco, se n'è andato. E vedere gente che sborrava perché erano 3 video, il ciuffo è tornato. Vedere gente contenta, vedere gente che era, tipo perdeva il conto delle parti di Prince of Persia. Siamo già alla parte 8 e l'ho incominciato questa settimana, quindi qualcosa di fantastico. E ecco. Questo standard dei 3 video mi ha divertito davvero tanto, anche perché in questo modo le serie che incominciamo possiamo finirle abbastanza in fretta, perché comunque caricando così tanti episodi le serie finiscono, possiamo subito incominciare un'altra. Ad esempio, Prince of Persia, dovremmo già essere a tipo un quarto di gioco, se non un goccino di più, e siamo solo alla prima settimana in cui è uscito, è davvero tanto, quindi sono davvero contento di questa cosa. Il ciuffo, per quanto io possa fare così e farlo andare via, lui ritorna, quindi o lo picchio, o lo strappo, è lì, quindi niente, vabbè. Comunque, questa settimana, ragazzi, allora, è continuato intanto agar.io, arriveranno anche nuovi episodi, perché quella è una fottuta serie, una road to place number one, è una road fino a che non arriveremo al primo posto in classifica, quindi continueranno ad esserci episodi di agar.io fino a che non vinciamo. Poi, abbiamo appunto, come ho appena detto, incominciato Prince of Persia, siamo alla parte 8 già. Sono arrivati qualche indie, ovvero Into the Light, Zoo Escape, più un altro gioco in flash, e inoltre è continuato Minecraft con la parte 66 e 67 che sono state caricate
in settimana, la 66 e la 67 ieri. Oggi, oltre al vlog, non ho idea di cosa sarà caricato. Potrebbe essere caricato un Prince of Persia come qualunque altra cosa, non ne ho idea, veramente. Volevo, come al solito, ringraziarvi per supportarmi sempre, per seguirmi, per lasciare i like e i commenti ai video, che vogliono sempre dire tanto. I like molte volte sono sottovalutati, ma fidatevi, un like messo da tantissimi di voi, anche se per voi sono un like, per noi youtuber vuol dire davvero tanto. Quindi grazie a tutti coloro che ogni volta perdono 0,32 secondi della loro vita a mettere like, grazie mille. Volevo anche ringraziarvi per un altro traguardo, ragazzi, un altro traguardo che piano piano stiamo raggiungendo. Ragazzi, prendo più seguaci al giorno su Instagram che iscritti al giorno su YouTube. Su Instagram infatti siamo quasi a 3.000 seguaci, ragazzi, siamo a 2.791 e il link, appunto, ripeto, al mio Instagram è in descrizione, o comunque se siete sul cellulare è diddo-jo, e niente, potete vedere foto random della mia vita privata, che privata non è più essendo su Instagram, e vi voglio ringraziare perché davvero aumentate di giorno in giorno in tanti, quindi fuck yeah, il mio Instagram sta esplodendo in questi giorni, quindi grazie di cuore. Per quanto riguarda Ask, in molti si sono lamentati che non lo sto più usando. Vi chiedo scusa, ragazzi, se non uso Ask, ma gestire, vabbè, a parte il canale con i 3 video al giorno, che vabbè, questa è una cosa recente, quindi non è, diciamo, una scusa per Ask, ma gestire il canale con i 2 video al giorno, quello sì, quindi farli, montarli, farli costantemente uscire bene, in scaletta, mettere le miniature e quant'altro, io faccio schifo con Photoshop, quindi ci metto un po' a farle. Avere la vita privata, avere la patente, esercitarmi con la guida e quant'altro, in più, diciamo, tenere anche aggiornato a Instagram, mi portano a non avere assolutamente tempo, appunto anche per via della vita privata, a usare anche Ask, perché comunque siete davvero in tantissimi ancora a usarlo e a farmi domande, benché io appunto non lo stia usando da qualche giorno, e quindi vi chiedo scusa per questa mia assenza su Ask, ma non è volontaria, non è cattiveria, è semplicemente assoluta e pura e semplice mancanza di tempo e non di voglia o di cattiveria contro Ask, perché mi sta sul cazzo la A, perché la A mi ricorda il pennacolo dell'anguria fosforescente. Quindi ragazzi, grazie mille anche per quelli che mi continuano a fare domande su Ask, perché mi fanno sentire comunque oggetto della loro attenzione, quindi è comunque una cosa positiva, grazie mille, e cercherò di tornare a rispondere ogni tanto anche lì, ma non è un social di quelli che uso di più in assoluto. Però se avete una domanda, buttatemela su Ask e magari è proprio quel giorno che ritorno a usarlo, quindi voi fatelo la domanda, buttatemela lì e magari poi risponderò, quindi state tranquilli. In molti hanno chiesto il ritorno del Fuck Me. Ragazzi, Fuck Me è una rubrica che non ho mai interrotto ed è una rubrica di quella a cui tengo di più in assoluto. Infatti, come potete vedere se andate sul canale, in fondo tra le playlist grosse c'è proprio una dedicata interamente solamente al Fuck Me, e questo per me vuol dire tanto, perché se dedico una rubrica intera a, cioè se dedico proprio una parte del canale solamente al Fuck Me, vuol dire che per me è una rubrica su cui punto molto. Addirittura l'ultimo episodio ha 13.000 visite, questo vuol dire che è una serie anche tra le più seguite, cazzarola, e molto più addirittura dei vlog, che ad esempio il vlog scorso è arrivato a 7.000, come vedete è seguita il doppio il Fuck Me. Quindi, come potete vedere, non è una rubrica che ho stoppato perché non era seguita o perché quant'altro, ma semplicemente perché per ora mi ero concentrato sui let's play e su quell'altro tipo di video. Tra qualche giorno metterò su Facebook, come al solito, l'annuncio del Fuck Me numero 4, ragazzi, il numero 4, quindi state pronti su Facebook, potrei metterlo oggi stesso, come potrei metterlo domani, quindi state pronti con le domande, incominciate a pensarle, perché arriverà in settimana il Fuck Me numero 4. E magari, questa cosa io ve la butto qui, ma devo ancora un po' vedere, riusciremo a far annunciare poi il Fuck Me numero 5, come 5, come diciamo episodio speciale, su Facebook, e lo faremo annunciare all'amici, e quindi magari per il Fuck Me numero 5 vedrete un annuncio fatto da lei, quindi sarà qualcosa di un po' più diverso almeno. Detto questo, ragazzi, le news di questa settimana sono finite, non è successo nient'altro di che, quindi ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo vlog, nel prossimo qualunque cosa sarà. Lasciate un mi piace, un commento, diventate fan sulla fanpage, iscrivetevi su YouTube, bella ragazzi, ciao!